questo consigliere Rossi pensava di fare un ulteriore emendamento, che potresti illustrare? Tutti, il primo consiglio comunale penso tanto a Giuliano quanto negli altri comuni, 36 comuni, la prima sede dei consigli comunali dove si discute del Rosso, che un po' il sindaco ha fatto un discorso tecnico sul piano industriale, su quello che ha portato alla redazione di questa bozza di piano industriale. Un piano industriale che per la prima volta arriva nei consigli comunali, e questo è frutto di un duplice intervento, sia quello del legislatore che ha portato giustamente, penso, ad attenzionare le società partecipate in maniera più precisa e dettagliata all'interno dei consigli, ma anche quella di una volontà politica, posso dire, completa di tutte le rappresentanze politiche della provincia di Terni, che hanno espresso questo presidente del CDA del Ruzzo e che lo stanno supportando con decisioni pressoché unanime anche all'interno del CDA. Una società che necessita e necessita oggi ancora di più di un intervento sia di tipo manageriale, ma anche di un'attenzione attenta da parte della politica, perché non ho problemi a dire che tutte le gestioni passate, anzi le gestioni passate che erano parte di tutti i colori politici, hanno avuto una gestione non proprio attenta, una società che a questa mole di obiettori non è risultata nell'ultimo bilancio approvato, non è una società che sicuramente è stata gestita nel migliore dei modi. Il piano industriale si va ad inserire in una fase dove ovviamente si necessita di chiudere con la fase anche di commissariamento dell'ATO, dove il commissario unico, come ha chiamato il sindaco, ha fatto più volte di ieri sulle modalità di gestione della società, e il presidente Forlì, il CDA attualmente in carica, hanno redatto un piano che oso dire è più qualitativo che quantitativo, nel senso che occorre pesarlo con numeri concreti e precisi, e in quest'ottica si inserisce l'emendamento che andiamo adesso a proporre. Mi fa piacere ricordare che questo è successo nell'ambito dell'ultima assemblea dei soci, e altri comuni possono osservarlo tranquillamente. Il comune di Mociano e il comune di Giulianova sono stati la vera parte attiva che hanno portato a proporre questi rilievi al CDA, che aveva dato un piano industriale che guardava in maniera precisa e dettagliata gli aspetti manageriali, ma andava poco ad inquadrarsi con la legislazione pubblica in materia di società partecipate in AMS. Il piano industriale va a toccare un po' i settori che sono critici e che evidenziano appunto criticità anche dalla revisione e dalla visione attenta dei conti, di quale la gestione con la del personale, come è stato già richiamato dalla legislazione in materia, ma anche nella relazione di gestione del 2013, il Presidente ha attenzionato questo aspetto. Occorre chiudere la parentesi completamente degli interinali, del personale interinale all'interno del Ruzzo, occorre quindi fare anche una rivisitazione della pianta organica. E anche qui le osservazioni che si fanno è quella di porre un accenno attento tanto la pianta organica che si andrà a proporre, eventualmente eccependo quelle che sono le disposizioni precise in materia per garantire l'efficace svolgimento dei servizi, ma anche andando un po' a controllare la perfetta allocazione delle risorse già esistenti a Ruzzo, che hanno sviluppato una professionalità adeguata. Se si va a parlare poi anche di adeguamento delle tariffe a copertura degli investimenti, non possiamo sorvolare sul fatto che questo adeguamento può essere eventualmente sopportato solo se si verifica un reale aumento dell'efficacia della distribuzione, sotto gli occhi di tutti quello che è successo nell'ultima alluvione di marzo con la sospensione idrica praticamente su tutto il territorio provinciale. Le reti hanno grossi problemi, come lo asseta anche l'organo tecnico della società. Quello che è successo nell'ultima estate e che speriamo succeda nella prossima per quanto riguarda i livelli di balneazione nei comuni della costa, quindi sul sistema di depurazione e gestione delle acque reflue. Una rivisitazione della tariffa può essere solo sussidiaria ad un efficientamento del servizio e anche ad un controllo puntuale di quanto effettivamente viene erogato, quindi il modellamento delle reti, una delle misure previste in implementazione del telecontrollo per evitare quanto è successo appunto con le interruzioni, e soprattutto un piano efficace anche di revisione dei sottovoci per essere più puntuale possibile per quanto riguarda l'utente. C'è da dire, ed è vero, che la tariffa del Ruzzo è
sarebbe quello di non darla, di non darla toccare. L'obiettivo sarebbe quello di contenerla quantomeno nella media bruzzese, che se non sbaglio arriva a 1,32 per la zona di Pescara Chieti, Ascoli è 1,39, poi c'è il picco di Latina 2,35, noi dobbiamo prendere riferimento al massimo, penso, la media bruzzese. Per questo presentiamo un emendamento che propone di inserire un ulteriore punto all'allegato dell'osservazione, appunto, un punto I che recita quanto segue. In conclusione, in merito agli aspetti economici di gestione del piano industriale proposto dal board societario, si ritiene che lo stesso vale in ogni caso integrato con un'accurata analisi di due diligence sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale della società, provvedendo alla redazione successiva di un puntuale piano di ristrutturazione societaria e comprende altresì una valutazione quali quantitativa degli investimenti e delle relative coperture finanziarie. Tali coperture dovranno essere individuate in via prioritaria nelle economie derivanti dalla razionalizzazione dei costi di esercizio, successiva all'attivazione di un controllo di gestione interna efficace, dai finanziamenti pubblici reperibili e solo in via sussidiaria ed eventuale dall'adeguamento tariffario da contenere comunque nella misura minore possibile. Detto piano di ristrutturazione, asseverato da un parere positivo di un attestatore che ne certifica la fattibilità, dovrà ovviamente essere portato prima dell'adozione all'esame degli enti soci per un efficace controllo analogo sulla società affidataria di mouse del servizio. Si ritiene necessario poi un adeguamento del piano alle eventuali osservazioni e rilievi formulati dal lato CIMP nella misura in cui al detto organo compete il controllo del servizio, sul servizio. Consegno quindi l'emendamento alla segretaria. Grazie.